Siamo arrivati all'ultimo mese dell'anno e dopo un novembre a dir poco esplosivo ci accingiamo a raccontarvi quali sono le uscite più importanti che approderanno sugli scaffali negli ultimi 31 giorni del 2014. Di massive multiplayer online ne abbiamo visti tanti, da quelli d'avventura a quelli più strategici, ma un gioco multiplayer online di guida mancava sulle scene dal non proprio eclatante Test Drive Unlimited 2. The Crew arriva sul mercato per colmare questo gap, mostrandoci un gioco che ricorda il filone arcade di Need for Speed, ma proponendo molte più auto, più modifiche e soprattutto con una parte social che tanto piace agli utenti in questo periodo. In The Crew potrete formare la vostra squadra di piloti per affrontare al meglio le missioni di gioco, la polizia o gli altri team in fantastiche corse player vs player. Inoltre potete personalizzare il vostro veicolo esteticamente, a livello di prestazioni, ma anche a livello di accessori e di assetto per adattarvi ai diversi scenari che il titolo vi metterà a disposizione tra emozionanti gare su pista, su strada o anche off-road. La mappa di gioco è estremamente vasta e il suo essere fondamentalmente diverso dagli altri esponenti del genere potrebbero creare qualcosa di molto divertente ed esaltante, specie se giocato con gli amici. Il gioco sarà disponibile da domani, quindi potremo scoprire prestissimo se le sue qualità saranno espresse al massimo. And in between, a tapestry of wilderness and rural life spanning 1900 square miles. All part of an open world map divided into five regions. Con Secret Ponchos arriva uno sparatutto con visuale dall'alto ambientato nel Far West, uno spaghetti western insomma, completamente online che mette in risalto la componente player vs player. Oltre a svolgere le missioni che il gioco vi metterà a disposizione, sarete costantemente braccati da altri giocatori intenzionati a prendere la taglia che pende sulla vostra testa, e starà solamente a voi vender cara la pelle. Secret Ponchos mette a disposizione 7 diversi fuorilegge, ognuno con abilità uniche che sfruttano entrambi gli stick del controller, completamente personalizzabili prima di ogni sezione di gioco. Da giocare con le musiche di Ennio Morricone in sottofondo, riteniamo che il gioco meriti di essere preso in considerazione anche solo per il prezzo estremamente competitivo di 14,99 euro. Il fatto che poi sembri terribilmente divertente non può che incrementare la nostra curiosità. Arriva finalmente su PlayStation 3 l'attesissimo sequel di Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, che i fan della serie aspettavano da tanto, forse troppo tempo. Questa seconda raccolta in HD comprende Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus e Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, prequel del primo Kingdom Hearts uscito originariamente su PSP, oltre alle scene cinematografiche di Kingdom Hearts Recoded, uscito qui da noi su Nintendo DS, ambientato dopo gli eventi di Kingdom Hearts 2. Come dice il nome stesso, tutti i giochi e i filmati saranno disponibili in alta definizione e con audio rimasterizzato. Inoltre, le versioni di Kingdom Hearts 2 e Birth by Sleep avranno nuovi contenuti come boss, sfide, oggetti, filmati e mondi extra. Se avete amato l'originale e magari vi siete persi la versione PSP, questo lo adorerete. L'archeologa più sexy di sempre è pronta a tornare in azione con questo nuovo capitolo su console next gen. Si tratta del sequel di Lara Croft and the Guardian of Light e uscirà per PC, PlayStation Network e Xbox Live. Torna la visuale isometrica e un'impostazione che mette in risalto la modalità cooperativa. Stavolta il titolo permette di giocare fino a 4 giocatori, in locale o online, offrendo quello che sembra un buon bilanciamento tra scontri a fuoco e risoluzione di puzzle ambientali. In questo nuovo capitolo i personaggi giocabili saranno Lara Croft, armata delle sue fedeli pistole, Carter Bell, equipaggiato con un revolver, e le due divinità egizie Horus e Iside, che, armati rispettivamente di alabarda e di staffa, si occuperanno della componente magica del quartetto. Naturalmente tutti i personaggi saranno potenziabili, personalizzabili e caratterizzati da abilità uniche indispensabili per risolvere i numerosi enigmi del gioco. Il primo ci era piaciuto parecchio e non vediamo l'ora di testare anche questo. They have a magical shield. It can act as a barrier to provide protection. Shield can also be used as a stepstone.
Se vedendo film o serie televisive avete sempre pensato che il tribunale fosse il posto giusto per voi, ma gli esami di giurisprudenza hanno frenato i vostri sogni di gloria, arriva su Nintendo 3DS la raccolta dei primi tre capitoli appartenenti all'avvocato portato alla ribalta da Capcom. In questa collezione troviamo il primissimo Phoenix Wright Ace Attorney, poi Phoenix Wright Justice for All e infine Phoenix Wright Trials and Tribulations. In ognuno dei tre titoli dovrete difendere diversi clienti utilizzando le vostre abilità investigative, le prove che troverete durante le sessioni di indagine e le confessioni delle persone che avrete modo di interrogare attraverso una serie di dialoghi testuali da leggere per portare alla luce la verità sul vostro assistito. Se ancora non conoscete la serie e magari vi siete avvicinati al personaggio di Phoenix Wright solo con il crossover insieme al professor Layton, non potete perdere questa fantastica collection. Mentre tutti i fan di Master Chief attendono l'uscita di Halo 5, arriva il seguito di Halo Spartan Assault. Anche con Halo Spartan Strike ci troviamo di fronte ad uno shoot'em up con visuale dall'alto ambientato durante Halo 2. Il giocatore avrà il ruolo di uno Spartan in grado di fronteggiare autonomamente orde e orde di nemici. Preparatevi ad avventurarvi nelle 30 missioni del gioco, piene di sfide, armi, veicoli, ma soprattutto nemici da distruggere senza troppe remore. Il gioco uscirà su PC e PlayStation Phone ad un prezzo veramente competitivo, ovvero poco meno di 5€, e non ci resta che aspettare una conferma sull'arrivo del titolo anche su Xbox One. Con questo è tutto e a noi non rimane che salutarvi, ringraziarvi per averci scelto e darvi appuntamento nel 2015 per scoprire cosa arriverà nell'anno nuovo. Ciao!